Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo mio nuovo video. È un video diverso dal solito, è un video di chiacchiere, chiacchiericcio, perché vorrei raccontarvi, scusatemi, vorrei raccontarvi insomma com'è andata l'esperienza del mio parto. In questo periodo di coronavirus, diciamo che in ospedale siamo state molto protette, diciamo. La presenza del marito c'è stata solo nel travaglio, nel parto e 2 ore dopo il parto, appunto. Dopodiché siamo state, tutte le noi mamme, siamo state, diciamo, da sole in stanza con il nostro bimbo. Scusatemi se parlo piano, ma ho la bimba che dorme qua vicino, quindi non vorrei disturbarla. Allora, ho partorito all'ospedale Sant'Anna di Torino. Il 1° luglio a 38 settimane più 2, quindi non a 40 settimane, ma a 2 settimane prima. È stata un'esperienza nel complesso positivissima, devo dire di sì, me la immaginavo diversamente, però sono sincera, perché dentro la mia testa mi ero immaginata un travaglio più attivo, nel senso con l'utilizzo di palla fitness, diciamo, il pallone quello grande. Mi ero immaginata un travaglio appunto con l'utilizzo di questi strumenti, che ne so, la corda, piuttosto che anche il parto in acqua, perché no? Io mi ero immaginata tutto questo. Non è stato possibile perché ho rotto le acque parzialmente. Avendo rotto le acque parzialmente, sono stata in ospedale ricoverata 24 ore prima di partorire, per cui ho avuto anche un parto indotto. Di conseguenza, tutta questa cosa del travaglio figo con palloni, corde, eccetera, per me non è stato possibile. Però, nonostante questo, devo dire che è andato molto bene, è andato tutto molto bene. Adesso vi racconto bene nel dettaglio. Chi mi chiede com'è stata questa cosa, questa esperienza del parto, io dico benissimo, lo rifarei subito. È perché sono stata fortunata, evidentemente, a viverla in questa maniera, a viverla così. Adesso ve lo racconto. Allora, ho rotto le acque il 30 giugno, mattino presto, tanto controllo che la bimba dorma. E ho rotto le acque parzialmente, quindi non in maniera totale come di solito avviene, ma nella parte alta dell'utero, diciamo, della sacca amniotica. Di conseguenza ho avuto delle perdite piccole e costanti, piano piano, diciamo. Ci siamo recati subito subito in ospedale, ovviamente, perché comunque è il primo figlio, non sai mai come ci si comportano. Quindi mio marito è corso subito, tornato indietro dal lavoro, mi è venuto a prendere, siamo andati in ospedale, a pronto soccorso, dove mi hanno visitata e hanno constatato in effetti che era liquido amniotico. Mi hanno ricoverata immediatamente nell'ospedale, appunto, non nella clinica ma nell'ospedale, dove mi hanno appunto assegnato una stanza dove c'erano altre 2 ragazze, molto, molto simpatiche tra l'altro. Ecco, e sono stata lì per tutto il giorno, mangiato, tranquilla, non avevo ancora dolori, solo appunto questa perdita di acqua costante, continua. I dolori sono iniziati nella notte, presto, verso l'una, così di notte. Dolori similmestruali, devo dire sì, abbastanza forti, però abbastanza forti ma non regolari, quindi una ogni 10 minuti, una contrazione ogni 8. Per sicurezza ho comunque chiamato l'ostetrica di turno, che però mi ha detto di starmene tranquilla nel letto per quel che mi era possibile, diciamo, di aspettare a chiamare poi l'ostetrica fino a quando le contrazioni non avvenivano appunto una ogni 3-4 minuti, diciamo.
E che appunto erano contrazioni, sarebbero state contrazioni molto più forti, diciamo. E così ho fatto. Sono andata a dormire, al che addirittura si sono un po' interrotte le contrazioni, sono state molto, molto, diciamo, molto più rallentate, diciamo. Mi sveglio poi verso le 6:30, 7, che c'è la colazione, mangiato tranquilla, verso le 9. Iniziano dolori molto più forti rispetto a quelli della notte appunto che avevo passato, al che insisto un po' e mi fanno fare un tracciato e una visita anche. Dal tracciato della visita vedono che comunque le contrazioni sì sono molto più intense e ho una dilatazione di 2 centimetri, che è poco, ovviamente pochissimo. E quindi mi fanno aspettare ancora un po'. Nella mattina io parlo con l'anestesista perché comunque avevo intenzione di utilizzare la possibilità, insomma, di avere la possibilità di utilizzare l'anestesia epidurale, perché non si sa mai, insomma, non ho mai partorito, quindi non so quanta soglia del dolore io possa avere. E così ho parlato con l'anestesista che mi ha detto tutto quel che riguarda rischi, non rischi dell'anestesia epidurale. E così, niente, mi hanno detto che dopo questa visita mi avrebbero indotto il parto, perché essendo passate 24 ore dalla rottura delle membrane, bisogna comunque indurre il parto. Per fortuna mi hanno indotto il parto con l'ossitocina, che è una sostanza che comunque il corpo umano produce. Ecco, bimba, no, piange! Vado lì con lei. Come mi sono spostata qui vicino a lei, intanto l'allatto. E niente, allora mi hanno indotto il parto con l'ossitocina, che è una sostanza comunque che produce il nostro corpo, però in dosi massicce, insomma, provoca le contrazioni. Passo il pranzo, tranquilla, mangio e poi verso le 1:30, così, sì, verso le 2, così, iniziano veramente le contrazioni, quelle potenti. Mi hanno fatto una seconda visita, al che ero dilatata di 3 centimetri, quindi comunque nel giro di poche ore 1 centimetro in più di dilatazione. Voleva dire appunto che ero pronta per iniziare il parto. Mi hanno fatto chiamare mio marito, che è venuto subito. Siamo andati in sala travaglio, che in realtà è una sala parto, quella che mi hanno assegnato, senza palla, senza corda, proprio una sala parto perché dovevo avere l'induzione, quindi doveva essere una cosa veloce. E così ho conosciuto questa ostetrica che è stata veramente molto molto brava, molto cioè, proprio gentile nei modi, mi ci sono trovata molto molto bene. E quindi niente, sono entrata in sala travaglio, mi hanno attaccato il monitoraggio, quindi il tracciato continuo, proprio perché con l'ossitocina devono comunque controllare il battito cardiaco del bambino costantemente. E niente, mi sono messa un po' lì con mio marito ad aspettare le contrazioni. E come ho fatto io a gestire il dolore? Questo è il fulcro del video. Allora, durante tutta la gravidanza non ho potuto fare il corso preparto per ovvie ragioni di Covid. Quindi mi sono fatta un corso, diciamo, in casa, nel senso guardando video su YouTube di ostetriche. Di ostetriche, appunto, insomma, abbastanza anche conosciute. Che queste, tutte queste ostetriche consigliavano di non subire il dolore, quindi non farsi sopraffare dal dolore, di non farsi sopraffare, ma di accompagnare il dolore. Quindi io vi posso spiegare che le contrazioni sono un susseguirsi è come una montagna russa, quindi arriva la contrazione, arriva in un culmine in cui è fortissima e poi va scemando sempre di più fino a quando zero dolore, cioè state benissimo.
fino poi alla prossima, che è di nuovo un salire di dolore, culmine e poi scende. E appunto un susseguirsi di queste sali scendi di dolore, in cui tra una contrazione e l'altra io consiglio, come anche queste ostetriche ovviamente consigliano, di respirare, di rilassarsi il più possibile, di recuperare le forze. E io così ho fatto. Quando arrivava la contrazione forte, innanzitutto non stavo sul lettino, ma cercavo di stare in piedi, dondolando il bacino, quindi appoggiandovi magari a vostro marito, appoggiandovi alle sue spalle, cercate, quello che vi posso consigliare io, cercate di dondolare il bacino, di muovervi il più possibile in maniera dolce, e questo sicuramente a me ha aiutato tantissimo nella gestione proprio del dolore al culmine, e ho appunto l'ho potuto accompagnare bene fino allo scemare. E questa fase di dolori senza l'utilizzo ancora di ossitocina, quindi le contrazioni, quelle mie vere e proprie, sono durate tipo un'ora e mezza, massimo due. Al che la dilatazione ancora non era proprio ottimale, al che quindi l'ostetrica mi ha iniettato appunto la dose di ossitocina, il flebo. È stato guardate, appena mi hanno iniettato questa ossitocina, i dolori si sono fatti veramente forti. Devo essere sincera, molto forti, 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 forti. Come se il dolore fosse raddoppiato. E quindi, insomma, sì, la respirazione lenta, profonda e continua, quella serve sempre, però ho preferito comunque avvalermi dell'utilizzo dell'anestesia epidurale. Infatti poi è venuta l'anestesista, mi ha fatto l'anestesia ed è andato subito meglio. Con l'anestesia epidurale ovviamente non è vero che non sentite i dolori, perché non è vero, li sentite come, ma li sentite in maniera molto più gestibile, molto più soft, ecco. Quindi il mio parto è stato soft sia per l'epidurale, ovviamente, grazie, grazie. Ma devo dire che la tecnica di respirazione che ho adottato mi è servita tantissimo. Bimba dorme intanto. Dormicchia, diciamo. Amore. Sì. Allora, stavo dicendo. Quindi l'utilizzo della respirazione così lenta, profonda e continua e di accompagnamento del dolore è stata la chiave per, diciamo, sopportare questo travaglio e questo parto. Se volete un esempio di appunto tecnica di respirazione, ve lo faccio, insomma, bisogna appunto quando arriva, sentite che sta arrivando la contrazione, quindi sta aumentando il dolore. Cercate di far durare questa espirazione tutta la durata possibilmente del dolore forte. Se questa espirazione non vi basta, perché poi i dolori si faranno forti, ragazze, aiutatevi anche con i vocalizzi. Quindi non vi vergognate, in sala parto, là dove siete, anche insomma, se dovete partorire in casa, c'è chi partorisce anche in casa, non vi vergognate, fate i vocalizzi, che non è altro che un scarico veramente dell'energia negativa del dolore. Quindi dovete respirare col naso e poi forte, 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 ma non deve essere un urlare di dolore, perché quello non serve a niente. Non dovete comprimere il dolore e trattenerlo, perché non serve. Dovete accompagnarlo, ragazze. Quindi
A bocca aperta, forte, fatevi sentire anche nella stanza a fianco, non è un problema, siete lì per partorire. E adesso lo faccio piano perché ho la bimba qua, non vorrei spaventarla. Però veramente mi è servito tantissimo, tanto, tanto, tanto. Mi è servito tenermi a mio marito, mi emoziona un po' a pensarci ancora. Però, ecco, appunto, questa respirazione è stata veramente fondamentale. Quindi, oltre all'epidurale, che è stata comunque, diciamo, il concludersi, tra virgolette, del dolore, ma insomma la partenza del travaglio fatta così con questi respiri è stata veramente diciamo fondamentale. Quindi mi fanno la intanto si è riaddormentata, la rimetto nella sua colletta. Ok. E qua la mamma è qua. Ok, quindi epidurale fatta, i dolori sono piano piano, diciamo, diminuiti, quindi la gestione delle contrazioni si è fatta, direi, molto più sopportabile, al che arriva la sensazione finalmente di spinta, dopo circa 3 orette totale di travaglio, travaglio attivo. Arriva la sensazione di spinta, che non è altro che una sensazione come quella di dover andare in bagno assolutamente quando vi scappano. Quindi sentite premere giù. E allora mi sono messa sul lettino, classico lettino da travaglio, da parto, con le gambe insomma così. Ok, quando sentite la sensazione di spinta forte, allora quello è il momento per mettersi sul lettino da travaglio, il classico lettino da parto. E la durata delle spinte è stata di circa un'ora, più o meno, ed è stata la parte, secondo me, più insopportabile. No, vabbè, insopportabile. Alla fine l'ho sopportato perché, insomma, ci sono riuscita alla fine, come tutte le mamme ci riusciamo. Che siamo dotate di una forza che prima del parto non nemmeno sappiamo di avere. È stata però la parte più tosta, diciamo, per quanto mi riguarda, perché insomma le spinte sono toste da sopportare. E lì non è più un gestire il dolore, perché lì si tratta proprio di sputarla fuori, quindi dovete tirar fuori il vostro bambino e quindi si tratta di prendere tutte le forze che avete e spingere, come se doveste andare in bagno, ma in maniera molto più forte, a costo di veramente di rompervi, perché vi capita anche di lacerarvi, a me è successo. Mi hanno dato qualche punto, insomma, ho avuto una lacerazione di primo grado, quindi nulla di che, insomma, però quasi tutte si lacerano. Addirittura c'è chi viene proprio tagliata, insomma, con l'episiotomia, quindi, insomma, bisogna tirar fuori questo bambino. E niente, quindi bisogna spingere, 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 gestendo sempre la respirazione, quindi una respirazione forte, poi quando arriva la contrazione forte, spingere, 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 fin quando ce n'è, fin quando avete ossigeno nei polmoni, dovete spingere. E niente, nasce poi la mia bimba, e che insomma, quando vi appoggiano il vostro bimbo al petto, lì vi passa tutto, tutto il dolore passa. E subentra la gioia più totale. Scusate, ma sono ancora. E niente, quindi la gioia più totale è vedere il vostro bimbo che viene appoggiato sul vostro petto. E niente, lì nasce anche una mamma. Quindi, oltre a una bimba o un bimbo, nascete anche voi come mamme. E vi rendete conto che avete una forza straordinaria che non sapevate neanche di avere.
Scusate. Sì, intanto lei ciuccia, quindi sentirete anche i suoi rumorini. E niente, quindi il parto è stato bellissimo. Cioè, io posso dire che è stato bellissimo perché comunque la fase forte dei dolori mi è durata poco, alla fine 4 ore e mezzo, così. Sono stata fortunata sotto questo aspetto. E poi comunque vedere la mia bambina, cioè, è stata una cosa, l'emozione più bella della mia vita. Cioè, anche mio marito che era lì a fianco a me non aveva parole, non aveva la forza di prendere il cellulare e fare foto, insomma. È stato anche lui travolto da una forte emozione che vi auguro di poter passare tutte quante. E niente. Così nasce la mia bimba e spero che questo video così chiacchiericcio, insomma, vi ha fatto compagnia più che altro, non ho voluto insegnare niente a nessuno, ci mancherebbe, per questo ci sono le ostetriche, però, insomma, come vi parlerebbe un'amica, insomma, vi ho raccontato cosa ho fatto io per passare, insomma, per vivere questa esperienza al meglio, gestendo il dolore al meglio, insomma. E niente, ci vediamo allora al prossimo video che spero di poter girare al più presto, però se vedo che la bimba è così brava, mi sa che a breve potrò, insomma, spuntare fuori con un altro video. E niente, vi ringrazio per avermi vista, guardata. Spero che vi sia piaciuto questo video. Se volete raccontarmi la vostra esperienza di parto qui sotto nei commenti, sarò molto curiosa di leggervi. E niente, vi mando un caloroso bacio, abbraccio a tutte quante e a presto.